mi sono veramente indignata quando ho scoperto attraverso quella raccolta di firme che avevamo il Parlamento, che era praticamente mezzo composto da persone indagate o addirittura anche condannate, e da lì veramente ho cominciato non solo a indignarmi ma anche a un po' a impegnarmi per quello che potevo fare. Per riattivarmi, per non stare più a casa a lamentarmi. Perché dobbiamo andare in Europa e perché è importante questa data del 25 maggio, e quindi è importante che noi cominciamo tutti a votare, soprattutto gli indecisi, quelli che pensano che l'Europa sia lontana e che magari non influisce nelle nostre vite quotidiane. Perché in questo Parlamento, in modo particolare, verranno messe le basi per l'agenda 2020, 2030 e 2050, cioè ci si avrà la possibilità di ridisegnare l'Europa, ed ecco perché il nostro ruolo è fondamentale nel riprogettare l'Europa, perché per come l'hanno attuata negli ultimi 15-20 anni in modo particolare, di unione c'è proprio molto poco, direi. Perché nel nostro programma a un certo punto si parla di alleanza fra i paesi mediterranei? Questo è un punto molto importante, che tra l'altro ho notato che il PD sta cominciando a imitare. Perché è successo questo, che negli ultimi 15 anni la Germania ha condotto una sua strategia che è consistita nel rafforzare i paesi dell'est e del nord dell'Europa, con la quale ha dei rapporti privilegiati in senso commerciale e produttivo, e ha convogliato gran parte delle risorse dei fondi strutturali, in particolare sulla Polonia, e in questo modo l'Europa dell'est sta ovviamente raggiungendo dei buoni livelli di sviluppo, ma non stando nell'area dell'euro, sta cominciando ovviamente a essere molto attrattiva per anche i nostri industriali per andare lì a delocalizzare. Allora, questo a casa mia si chiama concorrenza sleale. Ma perché è successo questo? È successo per un motivo preciso, perché noi abbiamo avuto in Spagna, in Portogallo, in Grecia e in Italia della gente che è andata lì, ma non per fare i nostri interessi, ma per scaldare veramente la sedia, nel senso che mentre la Germania conduceva la sua strategia, giusta o sbagliata che fosse, ha fatto i suoi interessi, quelli del suo popolo e di quelli del popolo dell'est, a cui ovviamente con i quali ha un rapporto privilegiato, non c'è stato nessuno che ha detto: ho capito, ma noi siamo paesi mediterranei, siamo diversi, possiamo fare altre cose, possiamo non competere sullo stesso livello ma sviluppare i nostri talenti, la nostra piccola media impresa, la nostra agricoltura, il turismo, l'innovazione, la ricerca, tutte cose che avrebbero messo in moto moltissimo, moltissimo lavoro, come è successo in Germania e nei paesi dell'est. Questo non è successo perché non c'è stato nessuno lì, e credo che Iva Zanicchi non fosse nelle sue, diciamo, preoccupazioni di andare lì a dire: aspetta un attimo, facciamo anche noi un'area mediterranea con i nostri interessi, col nostro sviluppo, con la nostra crescita, anche perché noi siamo paesi che possiamo fare sinergia, perché abbiamo una storia comune, tradizioni comuni, ma anche economie molto affini, abbiamo dei prodotti agricoli molto simili, il turismo, le risorse archeologiche, culturali. Quindi questo noi dobbiamo andare a fare, fra tante cose che dobbiamo fare. Io vi sto gettando un faro su questo punto in particolare dei 7 punti, cioè dobbiamo ritornare con gli altri paesi mediterranei a ricostruire il rinascimento del Mediterraneo, perché attualmente siamo veramente in un degrado assoluto. Io dico una cosa: secondo me abbiamo già vinto e vinciamo noi. Ciao.